Facciamo partire. Abbiamo visto l'altra volta la definizione di funzioni goniometriche. Devo fare anche in verde perché è ecologico. Alfa se alfa è compreso tra 0 e pi greco mezzi o 90 gradi si può riferire, perché l'abbiamo definito per un angolo interno a un triangolo rettangolo, d'accordo? Tuttavia esistono anche angoli maggiori dell'angolo retto, i radianti anche maggiori dell'angolo di giro, quindi è opportuno vedere un'estensione della definizione per angoli qualsiasi, non solo per angoli che siano acuti. Ok? Andiamo a definire le funzioni goniometriche per angoli qualsiasi. Quindi facciamo l'estensione per qualunque alfa reale, alfa radiante. Per far questo prendiamo il piano cartesiano, che ormai per voi non ha più segreti. Ok? E sul piano andiamo a considerare una circonferenza centrata nell'origine di raggio R. Circonferenza in O e di raggio R. Quindi, perdonate la mia poco giottesca circonferenza. La nostra circonferenza ha quindi un'equazione cartesiana, quindi questo punto A ha coordinate raggio 0, questo punto è 0 R, questo punto è meno R 0 e questo in fondo è 0 meno R. R è il raggio della circonferenza. E l'equazione è x alla seconda più y alla seconda è uguale a r alla seconda. Circonferenza centrata nell'origine di raggio R. Tra le circonferenze di questo tipo, quella particolarmente semplice è quella con il raggio unitario. Se il raggio è 1, tutti questi numeri r, r, r ed r diventano 1 oppure in quel caso meno 1. Se il raggio è unitario parlo di circonferenza goniometrica. Perché? Perché è presa a riferimento per la misura degli angoli. Qualunque r andrebbe bene, prendiamo quello più semplice, r uguale a 1. Ok? Se poi prendiamo un punto, prendiamolo in giallo, sulla circonferenza e consideriamo, questo è il punto A, l'angolo AOP, l'angolo alfa è AOP. D'accordo? Le proiezioni di P, cioè le sue coordinate, questo segmento è lungo come la X, questo segmento è la Y di P, formano i cateti di un triangolo rettangolo. Ok? Dove l'ordinata Y diviso l'ipotenusa R, in questo caso 1, vale cateto opposto diviso ipotenusa mi dà il seno di alfa. Adesso è meglio cambiare pagina, non ho spazio. Se prendo y cateto opposto ad alfa diviso r ho il seno di alfa. Se prendo la scissa x diviso la distanza dal centro,
l'ipotenusa, ho il coseno di alfa. Se prendo cateto opposto e diviso cateto adiacente, ho la tangente di alfa. Ma questo posso farlo nel primo quadrante e ottengo le definizioni di seno, coseno e tangente che abbiamo già visto in termini di cateti. Però quello che c'è a sinistra dell'uguale in questi casi posso calcolarlo per un punto qualsiasi. Non è necessario che P stia nel primo quadrante, cioè che alfa sia più piccolo di 90 gradi per poter fare Y diviso R. Posso farlo per un punto qualunque, su qualunque punto della circonferenza, così come posso fare X diviso R. E questo, se prendo per buona questa definizione, queste proprietà, e le estendo a X, Y ed R qualsiasi, ho la definizione di seno, coseno e tangente per un angolo qualunque. Dovunque si trovi sul piano, indipendentemente tra l'altro dalla sua distanza dall'origine. Qualunque sia, ne facciamo un altro piano, qualunque sia il punto P, per esempio qua, le sue coordinate sono XY, R la sua distanza dall'origine, non importa qual è. Gli angoli, vi ricordate, li misuriamo dal verso positivo dell'asse delle X, quindi l'angolo alfa è questo. E il seno di alfa, per definizione, è il rapporto tra l'ordinata di P diviso la sua distanza dall'origine. In questo caso, che segno avrà il seno di alfa? L'ordinata di P in che semipiano cade? Cade sopra o sotto lo zero? L'ordinata? Sotto. Quindi questo rapporto è negativo. Il seno di un angolo può benissimo essere negativo. Il coseno di alfa vale x su r. La scissa di P in questo caso è positiva, okay, perché sta a destra dell'origine, e il coseno di un angolo come questo è positivo. La tangente, rapporto seno su coseno, è Y su X ed è negativa, più meno diviso più fa meno. E lo stesso posso fare se P sta in un qualsiasi posto, dovunque sta nel piano. Definisce un angolo di qualsiasi grandezza e calcolo seno e coseno in questo modo. Anche qui avrò angoli notevoli, cioè avrò particolari situazioni in cui posso calcolare seno e coseno in modo intatto, e saranno parenti stretti degli angoli notevoli di un quadrato, tra quelli che abbiamo visto. Ok? Il dato positivo di questo, di questa estensione, è che stante la P appartiene alla circonferenza, che abbiamo visto prima centrata in 0 di raggio R, quindi le coordinate di P obbediscono a questa equazione, se P sta sulla circonferenza. E trovo sempre una circonferenza centrata sull'origine che passa per P, basta che prenda un raggio sufficientemente grande. Ma allora se divido tutto per R quadro, ottengo X su R alla seconda più Y su R alla seconda uguale a 1. Un altro modo di scrivere l'equazione della circonferenza. Ma X su R è sen alfa, è cosen alfa. Quindi il coseno al quadrato di alfa più il seno al quadrato di alfa vale 1 per qualsiasi angolo reale. La prima relazione fondamentale della volumetria è automaticamente valida
anche per angoli che non siano angoli acuti. Proprio perché ho definito seno, coseno e tangente in quel modo. La seconda idea. Faccio seno su coseno, ogni ottengo la tangente dell'angolo. Quindi con queste definizioni di seno, coseno e tangente continuano ad essere valide la prima e la seconda relazione fondamentali della congiunzione, indipendentemente da quale angolo. Non necessariamente l'angolo. Ok? Esempio. Prendiamo il punto qui, le coordinate 3, 5. Nel piano. Il punto qui si trova qua. Congiungo P con O. Questo angolo è il mio angolo alfa. L'angolo che OP fa con l'asse delle X. Alfa vale X O P. Quant'è il coseno di alfa? Il coseno di alfa vale la scissa di P, 3, diviso la distanza dal centro, che è la radice di 3 alla seconda più 5 alla seconda. X alla seconda più Y alla seconda, che è R. Quindi viene 3 fratto 9 più 25, 34. Non è un angolo notevole, ma non è importante. Riesco comunque a calcolare il coseno, il seno di alfa è 5 su radice di 34, la tangente di alfa è 5 su 3. Se poi torniamo un attimo ancora indietro, il raggio della circonferenza, cioè la distanza di P da O è 1, allora il seno è proprio uguale all'ordinato e il coseno è proprio uguale alla scissa, se R è 1. Altro esempio, prendiamo il punto, che ne so, Q. Ops. Meno 2, 1. Questo si trova nel secondo quadrante. Alfa è sempre X o Q, l'angolo si misura a partire dal verso dell'asse di X. Questo è un angolo ottuso maggiore dell'angolo retto. Il coseno di alfa vale la scissa di alfa, che è meno 2, fratto la distanza dal centro, che è 5, 2 alla seconda, che è 4, più 1, 5. Ha un coseno negativo. Il seno di alfa, l'ordinata, che è 1 fratto radice di 5. La tangente di alfa è x diviso meno 2 meno 1/2. Nel secondo quadrante entrambe le coordinate sono negative, quindi sia la x che la y sono negative, quindi sia il seno che il coseno sono negativi, mentre la tangente è positiva, perché meno diviso meno fa più. Quindi primo quadrante seno e coseno positivi, secondo quadrante seno positivo ma coseno negativo, quarto quadrante
seno negativo, coseno positivo, tangente, seno negativo, coseno negativo, tangente positiva. Quarto quadrante, il coseno è positivo, il seno è negativo, la tangente è negativa. Il coseno va come la x, il seno va come la y, la tangente è come il loro rapporto. Ok? Un'altra cosa importante è la seguente. Qualunque sia R, positivo ovviamente, la circonferenza è positiva, il punto più a destra ha coordinata R. Il punto più a sinistra ha coordinata meno R. Il punto più in alto ha ordinata R, il punto più in basso ha ordinata meno. Di conseguenza, se il coseno di alto vale x su R, il rapporto tra l'ascissa del punto P sull'aspetto goniometrico diviso il raggio non potrà mai essere maggiore di 1. Il punto non potrà mai oltrepassare questo punto che ha ordinato massa, né andare sotto questo. Quindi qualunque sia il punto P, il suo coseno è sempre compreso tra 1 e meno 1. Perché essendo ascissa diviso raggio, l'ascissa non può mai superare R e non può mai andare sotto meno R. Ed R fratto R fa 1, meno R fratto R fa meno 1. Idem per l'ordinata. Il seno sarà sempre vincolato a essere compreso tra 1 quando l'ordinata vale R, R diviso R, oppure meno 1, meno R fratto R. Lo stesso vale per il coseno, seno. Seno e coseno sono funzioni trigonometriche limitate tra meno 1 e 1. Non avrò mai un angolo in cui il coseno sia meno 5. Non solo, di conclusione poi mi fermo, supponete di prendere un angolo alfa che individua quindi un punto P sulla circonferenza di un raggio qualsiasi, supponiamo che il raggio sia 1, ma non è indispensabile. L'angolo alfa individua il punto P, le cui coordinate sono x e y, dove x sarà il coseno di alfa e y sen alfa, visto che il raggio è 1. Quest'angolo, l'angolo che volete voi, un differente quadro. Domanda: se prendo P e gli faccio fare un giro di giostra, un giro completo, quindi se passo da alfa a alfa più 2π greco, cioè l'angolo di partenza più l'angolo piatto, l'angolo giro, questo nuovo angolo che punto individua? Lo stesso P. Perché se faccio un giro completo torna esattamente il punto di partenza. La giostra è fatta così. E guai se no. E se faccio due giri? E se ne faccio tre? Se ne faccio quattro? Se ne faccio tre e mezzo? Tre e mezzo no? E 3,2? Neanche. Quindi alfa e alfa più
multipli interi dell'angolo giro individuano lo stesso punto k volte 2 pi greco con k numero relativo. Posso girare in senso orario o antiorario. Qualunque angolo io abbia, le funzioni goniometriche calcolabili con quell'angolo assumono gli stessi valori se alfa aumenta o diminuisce di multipli interi dell'angolo giro. Quindi, qualunque sia alfa reale, il seno di alfa vale come il seno di alfa più 2 k pi greco, mettendo il k come una lettera, idem per il coseno. Quando questo accade, se ho una funzione che assume gli stessi valori a intervalli regolari, cioè ogni volta che l'argomento si aumenta o diminuisce della stessa quantità, dico che la funzione è periodica. E il periodo delle funzioni goniometriche è seno coseno è 2 pi greco, cioè il più piccolo intervallo di x, tale che la funzione assume gli stessi valori quando x aumenta o diminuisce di multipli interi del periodo. E per la tangente? È necessario che faccia un giro completo per la tangente? No, perché? Perché se facciamo un'altra figura così evitiamo di confondere questo. Se prendo sempre la circonferenza goniometrica e prendo un punto qui in questa posizione e prendo il suo diametralmente opposto, P', P ha coordinate x e y. Lo suo opposto P' ha coordinate esattamente opposte. È diametralmente opposto, è simmetrico, ha simmetria centrale. Quindi se faccio y fratto x oppure meno y fratto meno x, il risultato è identico. Qualunque sia l'angolo. Non è necessario fare un giro completo, me ne basta mezzo. Quindi la tangente dell'angolo alfa è uguale alla tangente di alfa più k volte pi greco. Non serve che il periodo sia il 2. La tangente assume gli stessi valori ogni volta che l'angolo aumenta o diminuisce di multipli interi dell'angolo piatto. Andiamo a vedere tutto questo. Prendiamo GeoGebra e costruiamo il grafico della funzione seno e coseno. Attenzione, adesso in ascissa non c'è l'angolo, in ascissa metto l'angolo, quello che prima chiamavo alfa, ok? Vado a costruire il funzione y uguale a coseno di alfa di x. Questa curva si chiama cosinusoide. Vedete che è una curva periodica, a intervalli regolari assume gli stessi valori e oscilla tra 1 e meno 1. Questa è la scissa di un punto che sta sulla circonferenza goniometrica, quella che prima chiamavamo cosen alfa, qui è cosen x.
è l'angolo a destra. La funzione coseno a questo momento ondulatorio e la quale si mantiene qualunque scala io dia. Ovviamente se rimpicciolisco la vedo peggio, però il comportamento è sempre lo stesso, si ripete a intervalli regolari di 2 pi gradi ed è compreso tra meno 1 e 1 e posso calcolarla benissimo anche se l'angolo è negativo addirittura. L'angolo negativo implica una rotazione in senso orario. Il seno è molto simile a questa, questa la coloriamo se possiamo. Facciamo il seno. Periodo pi greco, ma non è limitata tra meno 1 e 1, può assumere qualsiasi valore. Andiamo a fare il grafico anche di quella. Questa la facciamo. Ha un periodo più corto di greco 3,14, mentre la funzione coseno ha un periodo più lungo. Questo è il periodo del coseno, questo è il periodo della tangente. E non è limitata, assume qualsiasi valore reale. Ok? Abbiamo visto oggi A, come si estende la definizione di seno, coseno e tangente per angoli qualsiasi, che in base a tale definizione continuano a valere la prima e la seconda relazione fondamentale della goniometria, che proprio in conseguenza della definizione le funzioni goniometriche sono periodiche, il seno e il coseno sono periodiche di periodo 2 pi greco. La tangente è periodica, ma il periodo è la metà. Il periodo vale pi greco, radianti. Ok? Per oggi ci fermiamo qua. La prossima volta facciamo un po' di esercizi.